Signore e signori, buonasera a tutti. Guardare qui, questa sera guardare televisore. Fano TV. Fano TV, Fano TV. Da dove venite? Milano. Ah, Milano, è la prima volta che siete qui alla Fiera di San Bartolomeo? No, no, no. Conoscete già? No. Sì, 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 sì. Cosa ha comprato, glielo posso chiedere? Mutande per me. Le mutande? Sì. Ha fatto affari, quanto le ha pagate? 6-10 euro. Insomma. Beh, l'acquisto per adesso è per questo signore qua. E... cosa ti hanno comprato? Due libri, purtroppo. Non dire purtroppo. Purtroppo sì. Ti piace leggere, studiare? Certo che no. Dai, Francesco! Onorevole, anche lei alla fiera? Come no, come tutti i fanesi. Ma lei ha comprato qualcosa oppure no? Siamo appena arrivati, adesso facciamo un giro per tutta la fiera e poi vediamo. Ok, buona passeggiata. Anche a lei. Cosa avete comprato? Abbiamo comprato 2-3 robaccia così, è giusto per dire che siamo stati alla fiera qua. Ha fatto degli affari? Mi sembra di sì, perché 3 euro. Cosa ha comprato? Le padelle? 2 padelle a 6 euro, non ricordo. Buono. Speriamo. Lei signore cosa ha comprato? Tappetino, uno zerbino e una pentola. Quanto ha speso? 2 euro e 6 euro. È andata bene. Stai provando qualcosa per cantare? Sì, oggi è giorno di riposo, però non perdiamo tempo e proviamo la nuova strumentazione. Sa. Ciao ciao, baci. Per avere uno stand qua quanto pagate? Io ho circa 300 euro, poco più di 300 euro. E quanto spazio vi danno? C'ho 7 metri per 4. Quindi per 3 giorni? Per 3 giorni, sì. E rispetto alle altre fiere? Ma in linea siamo tutte lì, ormai i prezzi sono quelli. Come li giudica? Un po' esagerati, perché comunque il lavoro è calato, non è più sostenibile e quindi di conseguenza diventa sempre più difficile andare avanti. Carnaroli, sta qui alla fiera anche lei? Sì, la fiera è un evento al quale non si può mancare, molto bello. Fortunatamente ci aiuta anche il tempo, quindi mi pare che sia andata bene. È una fiera antichissima, più di 500 anni di storia, lei l'ha vissuta da sindaco tanti anni fa. Vero. È sempre uguale, però è sempre bella. È sempre bella, comunque stavamo dicendo adesso che comunque la gente viene, pur sapendo che troverà più o meno le stesse cose, però avevamo pensato, durante il periodo diciamo delle mie amministrazioni... Ricordiamo l'anno. Almeno dal 95 al 2004, ecco, insieme a Dario Fo avevamo tentato di studiare un'ipotesi di rilancio della fiera. Ma adesso dico, se era Dario Fo, però bisognerebbe pensare qualcosa per il rilancio. Grazie compagno Cesare, grazie.